Già denunciato lo scorso novembre per truffa alla regione, un imprenditore agricolo di Sava è coinvolto in un'operazione della Guardia di Finanza di Manduria. Beni per 100.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo dagli uomini delle Fiamme Gialle. Il sequestro è scattato a seguito di indagini più approfondite, dopo la scoperta alla fine dell'anno scorso che l'imprenditore avesse percepito indebitamente un finanziamento pubblico per 100.000 euro ed emesso fatture false per 165.000 euro. L'imprenditore a novembre quindi ha rimediato una denuncia con le accuse di truffa aggravata, emissione di fatture false per operazioni inesistenti e falsità ideologica. Per gonfiare il volume d'affari della sua impresa e ingannare l'ente, l'imprenditore ha emesso fatture false da due società, una delle quali cancellata da tempo dal registro delle imprese. Una situazione poco chiara che ha attirato l'attenzione degli uomini della finanza. Un frantoio, questa l'attività in questione, in realtà è stato trovato a Sava, è una struttura però ferma, completamente inattiva, senza addirittura l'allaccio della corrente elettrica. Il finanziamento regionale era stato richiesto proprio per l'acquisto di attrezzature e macchinari da destinare alla piccola impresa e i soldi dall'Unione Europea e dalla Regione Puglia sono arrivati, ma gli investimenti di fatto non sono mai avvenuti. 100.000 euro dunque il furfante imprenditore li aveva intascati, ma grazie al lavoro della finanza gli saranno sequestrati beni, immobili e mobili per lo stesso valore.